Ci sarà Muffa nella Torre di Pisa. Ciao, sono Giuseppe la Chiappa Muffa e oggi sono venuto apposta qui nella Piazza dei Miracoli a Pisa a dirimere una questione importantissima. Ci sarà Muffa nella Torre di Pisa? Da una prima analisi visiva vedo nelle facciate molto marmo e poco intonaco e questo purtroppo non gioca a mio favore. Poi guardando da vicino non riesco a vedere il cappotto che hanno fatto per il 110, quindi mi sa che da questo punto di vista qua sono al sicuro. Verifichiamo anche gli infissi. No, non sono sigillanti nemmeno a taglio termico, male, male. E le finestre dove sono? Eccola! Però si sono dimenticati di installarla, passa un sacco di aria, niente ponte termico e niente condensa, mannaggia. Però non sono ancora convinto che là dentro non si possa formare un puntino di muffa e a questo punto c'è solo un modo per chiarirlo, comprare un biglietto e fare tutta la camminata, ci vediamo dopo. Sono all'interno della Torre di Pisa e mi farò migliaia di gradini per voi alla ricerca della muffa, andiamo. E dopo centinaia e centinaia di gradini sono arrivato sopra, ma la notizia purtroppo è triste per me perché non sono state rinvenute nemmeno tracce di vernice su questi blocchi di pietra che direi che forse ci dovremmo costruire le case. Se non fosse che, piccola considerazione dopo uno sforzo fisico, se noi scaldassimo questo posto temo che potremmo avere dei problemi di muffa durante l'inverno, anche se è vero che i fiatoni delle persone che salgono questi scalini potrebbero innescare una reazione di ponte termico, ma alla fine tutto è andato a buon fine. Saliamo ancora all'ultimo piano, notare le feritoie meravigliose che permettono il ricambio d'aria, altro che Vasistas. Ed infine, dopo un'incredibile camminata, il premio per noi viaggiatori per aver fatto questo viaggio è questo. La muffa, godetevi come questo meraviglioso panorama. In conclusione, forse a Pisa non avrò trovato muffa, ma ricordatevi che le nostre case purtroppo non sono così al sicuro dalla muffa come questi bellissimi monumenti, quindi se hai un problema di muffa sai già quello che devi fare. Chiudi immediatamente questo video, vai subito dal tuo rivenditore di antimuffa preferito e di fiducia, prendi quello che va preso, possibilmente senza cloro e sicuro per la salute, e intervieni. Alla domanda qual è la stagione migliore per farlo è sempre ieri. Se hai bisogno di aiuto utilizza i commenti, se hai gradito questo video un po' diverso dal solito lascia un mi piace, condividi o iscriviti a questo canale. E noi ci vediamo per una prossima puntata di Muffa nelle città d'arte. Ciao da Giuseppe, basta muffa!